Bene, buonasera e benvenuti a questo video. Questo è un video un po' sur generis per questo canale, perché parliamo del lato oscuro dell'automotive e ne parlo un po' perché è un concetto vecchio, ma è un concetto che è applicabilissimo alle auto di oggi. Parliamo di obsolescenza programmata. Dunque, di questi tempi non è più una novità. Per capire questo concetto dobbiamo tornare indietro di 100 anni, agli anni 20, quando si creò un cartello di produttori di lampadine e queste decisero che una lampadina avesse una scadenza. Questo perché? Perché se no non ci sarebbe stato più una continuità nella produzione di lampadine. Le fabbriche dovevano pur lavorare. Il giorno in cui tutti avessero avuto una lampadina che durava tanto, loro avrebbero dovuto smettere di produrre o quantomeno diminuire la produzione. Questo si è applicato a tantissimi prodotti e dopo gli anni 90 ha iniziato a applicarsi anche nell'automotive. Quindi nell'automotive però giustamente non si può applicare in maniera semplice come con la lampadina, perché una lampadina è un discorso facile da creare, si crea un filamento con un difetto, si romperà prima di quel periodo di tempo. Nell'automotive dobbiamo ragionare diversamente. Nell'automotive degli anni 90 siamo passati nel periodo in cui le auto dovevano avere una durabilità estrema e quindi si cercava di costruire auto che funzionassero. Tanto è vero che non c'è niente di strano che le auto fino al 2010 così facessero 300.000 km. Non c'era niente di particolare. Si diceva che se avevi un Mercedes a gasolio avevi una macchina in grado di fare 1 milione di chilometri. Ora è rimasto il detto, ma non c'è più la macchina, almeno a mio avviso. Io ho visto qualcosa del genere con una nota marca di auto. Non posso dire qual è perché sono informazioni che non mi posso mettere a rischio di una denuncia, però questa nota marca di auto lo ha fatto con il sistema frenante, cioè ha messo una memoria EEPROM nella quale, ora nelle auto moderne, prima vi spiego come funziona, quando voi frenate non date direttamente il comando alla pompa, voi date il comando a una centralina elettronica, questa centralina elettronica poi dopo dà il comando alla pompa dei freni e quindi distribuisce la frenata. Quindi cosa hanno fatto? Hanno messo una memoria EEPROM che registra quante volte pigiate sul pedale dei freni e hanno scelto un numero massimo, un tetto massimo di volte in cui questa macchina frenerà, dopodiché bisognerà cambiare tutto l'impianto dei freni e parliamo di un costo. Ora, se la vogliamo vedere con l'aspetto buono della cosa, ci troviamo di fronte ad un costruttore coscienzioso, perché questo è un costruttore che dice: va bene, io so che oltre, non lo so, 1 milione di frenate, questa auto ha bisogno di una revisione dell'impianto freni e quindi faccio una cosa del genere. Ma potremmo anche essere di fronte a un costruttore che mette un limite alla durabilità per potervi rivendere più presto un'altra auto. Le statistiche mi dicano che oggi le auto non superano i 5 anni. Ora, 5 anni non sono pochi, ma non sono neanche tanti, perché 5 anni in mano a un rappresentante producono una macchina finita. 5 anni in mano a una persona comune
non è detto che questa auto sia finita. 5 anni in mano a uno che la usa poco o che ha più di un'auto non sono niente, giusto? Beh, i motori downsizing durano molto poco. Le macchine elettriche hanno il limite della durabilità delle batterie, del numero delle ricariche delle batterie. Comunque abbiamo un controllo di quante volte questa, di quanto tempo queste auto funzioneranno, e vi accorgerete che è molto basso. Cioè, sotto questo profilo, noi dagli anni 90 abbiamo subito un'involuzione, una diminuzione della durata utile, della vita utile di questi automezzi. Ora, è un argomento sul quale andremo a indagare, anche perché ci sono un sacco di leggi che io, in questo video dove non parlo di una macchina o di tecnologia, ve lo posso dire chiaramente, io ritengo eccessive le leggi europee sulla limitazione della contaminazione emessa dai veicoli. Sono d'accordo e vi sono a fianco con il cuore, però non posso professionalmente dire che quella macchina o quell'altra macchina, quella tecnologia è eccessiva. Non è vero, l'evoluzione della tecnologia è eccellente. Il problema è che questa velocità nel cambio di mobilità è un'imposizione un po' troppo forte. Noi non possiamo guardare e confrontarci con gli americani. Gli americani hanno un'economia basata sul consumismo più sfrenato. Ricordatevi che un americano spreca 5 volte quello che spreca un europeo in termini di energia, di cibo e ha una qualità di vita peggiore. Quindi non confrontiamoci con loro. Noi siamo la civiltà più avanzata del pianeta, noi europei. Noi insieme ai giapponesi siamo le due civiltà più avanzate. Ora, non ci possiamo paragonare ai giapponesi perché i giapponesi sono troppo più quadrati di noi. Non possiamo farlo, non è possibile. Un giapponese non sgarra mai, un giapponese si lega a un'azienda per la vita, un giapponese vive di principi che noi non rispettiamo. Noi abbiamo un sistema molto diverso di usare l'auto. Per noi non è un metodo come quello che hanno gli americani. Noi usiamo l'auto per lavoro, noi usiamo l'auto per gusto, noi usiamo l'auto per tutto. Noi prima andavamo a comprare il giornale a piedi, ora non si va più. Dico il giornale per dire una scemenza. Ora si usa la macchina anche per quello. Per quanto il carburante sia caro, per quanto e vogliamo continuare a farlo. Il problema è che non possiamo permetterci di farlo. Non possiamo permetterci di farlo, e la strada che si è scelta, il downsizing dei motori da parte dei costruttori, una elettrificazione troppo rapida, e lo stiamo vedendo perché ci sono costruttori che stanno iniziando a tornare indietro. Per esempio è di ieri la notizia che Volkswagen ha detto al governo spagnolo che se non rinnova i contributi per l'acquisto delle auto elettriche per il 2024, le vendite delle auto elettriche avranno un calo pesante in un paese che è già quello che ne ha comprate meno di tutta Europa. Questo sarebbe un problema. Bene, quindi questo sistema, questo cambio è pilotato, è molto pilotato.
la nostra rivendicazione di libertà che abbiamo non si applica molto bene alle necessità delle aziende, dell'industria e dei governi. Tornando ai nostri 300.000 chilometri che sono fattibili con un'auto di qualche anno fa, e sono ipotetici, ora si ipotizza 200.000, ma è un'ipotesi molto, molto grande, molto lasca per le auto di oggi, molto ottimista. Arriveremo a dimostrare che non è così, non li fanno, non arrivano a questo chilometraggio. E se ci arrivano, e qualcuno di voi ogni tanto nei commenti mi dice ma io ho fatto, io sì, ma questo qualcuno di voi è qualcuno che ha avuto un'accortezza e una sensibilità particolare nel curare, nel manutenzionare questa macchina e quindi riesce a portarla a livelli più alti. Questo non significa che sia indicativo, perché logicamente una macchina, una delle auto che ho io, che la uso 3 volte al mese, perché sono un collezionista e quindi ogni auto fa pochissimi chilometri e li fa in condizioni quasi ottimali, e nessuna di queste si romperà o avrà problemi a andare avanti altri 20 anni. È molto semplice. La macchina di uno che la usa per lavoro, che gira in città, che fa tante accensioni, che passa dalla moglie al figlio, al marito, al nipote, quella macchina non potrà mai durare così tanto. È una questione anche di uso, non è soltanto una questione di come si dice, di affidabilità del mezzo stesso. Quindi viviamo in un momento di grandi cambiamenti. Questi grandi cambiamenti ci porteranno verso un'auto elettrica. Poi, siccome credano tanti, sarà impulsata da batterie o, come dico io e tanti altri miei colleghi, sarà impulsata da una pila combustibile e dall'idrogeno. In parte sta sorgendo molto bene anche questo però è relativo solo ai centri città, un discorso di induzione elettrica. L'induzione elettrica è un po' come la cucina, la corrente elettrica si muove da una barra posta al centro della strada e alimenta degli autobus in questo momento, perché lo stanno sperimentando in Nord Europa su degli autobus. Questo sarà un sistema per me complementare e funzionale, perché in questo modo la corrente verrà prodotta, distribuita e usata e non immagazzinata come si fa con le batterie, e questo per me è funzionale e logico, e quindi io ho imparato che le cose logiche sono quelle poi che vanno avanti. Bene, per tutto questo esamineremo un sacco di motori ancora. Io volevo fare anche un discorso su quest'inverno, su quest'anno nuovo che è iniziato ora. Noi faremo un database di auto e tipi di danni, tipi di rotture. Lo so che la mia voce è un po' monotona molte volte quando faccio questi video, però io vi devo dare delle informazioni in questi video, non devo attrarre io l'attenzione, ma i dati che vi passano devono attrarre l'attenzione, e quindi io devo avere una voce abbastanza monotona, devo stare un po', sì, servo io che lo dico, però non devo essere io quello che accentra l'attenzione deve essere mantenuta sui dati che vi passo. Per il resto ora voglio aprire un settore di diagnosi. Sto studiando e stiamo studiando un sistema per diagnosticare le auto, e questo è abbastanza avanzato. Un sistema a distanza per diagnosticare in modo almeno indicativo
le auto e i danni che possano aver subito, e fra un po' saremo in grado di presentarlo. Questo sarà presentato da me e alcuni altri canali fra Italia e Spagna. Vedremo un po' quanti di noi saranno in grado di poterlo offrire e come. Ed è una cosa che vediamo di portare avanti. Detto questo, io vi saluto, ho avuto il piacere di fare questo video fuori dagli schemi, tanto per stare un po' insieme, però ricordatevi che l'obsolescenza programmata è una realtà che noi subiamo, ricordatevi che fa parte di tutto questo, quindi valutate la questione sempre sotto un profilo economico, perché ricordatevi che le auto, prima che una passione, sono un prodotto che ha un costo e un valore. Detto questo, io vi lascio, ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti.